Ciao a tutti, eccomi qui con una ricetta facile e veloce, perfetta per le feste di Natale, per la vigilia di Natale, per gli aperitivi. Sono degli alberelli salati, velocissimi da fare, perfetti per grandi e per piccini. E adesso vi dico subito come si fanno. Innanzitutto ci servirà del pane da tramezzini, quindi il pane bianco, che potete anche tostare, delle olive, pomodorini secchi, eccetera, eccetera, e della robiola e dei cookie cutter che io ho scelto a forma di albero. Vado innanzitutto ad ammorbidire un po' la robiola con un cucchiaino in questo modo. Prendo poi il pane da tramezzini ed inizio a ritagliarlo nella forma che ho scelto. Mi raccomando, premere bene bene, così si taglierà senza problemi. Ok, una volta che ho ritagliato tutti gli alberelli, inizio a spalmarci sopra la robiola. Sembreranno degli alberi innevati, l'effetto è molto molto carino. Se voi volete potete prendere la robiola già, diciamo, aromatizzata. Esiste quella alle olive, al tartufo, alle erbe mediterranee, eccetera, eccetera. Fate proprio come preferite e se volete potete usare anche dell'altro formaggio spalmabile. Una volta pronti, l'effetto sarà questo. Potete tranquillamente lasciarli anche così, però con gli altri ingredienti sopra saranno più festivi e più decorati, ovviamente. Inizio tagliando a pezzettini piccolini le olive. Inizio con quelle nere, potete scegliere nere, verdi, fare un mix come farò io, insomma. Quello che volete, potete scegliere anche altri ingredienti da mettere sopra. Fate pezzetti piccoli e iniziate a posizionarli sopra il formaggio che avete scelto in modo da creare proprio un albero di Natale decorato. Potete ovviamente anche mixare gli ingredienti, come vedrete successivamente. Un'altra idea molto carina è quella di utilizzare i pomodorini secchi o i peperoni, eccetera, eccetera, tagliare delle striscette e posizionarle come delle ghirlande proprio sugli alberelli. L'effetto sarà molto decorativo, potete mettere sia le striscette sia i pezzettini. Ed ecco qua, il gioco è fatto. Come vedete, sono davvero molto molto belli da presentare tutti insieme su un piatto. Se voi preferite, potete anche chiuderli proprio a tramezzino oppure lasciarli così e fanno una super scenografia. Potete metterli su un piatto, su un'alzatina, dove volete e piaceranno sicuramente a tutti. Ecco, io vi saluto e vi aspetto a domani. Ciao!